poteva avere conseguenze drammatiche. L'incidente è avvenuto nella notte di Capodanno, intorno all'una, sul viale Colombo a Lido di Camaiore. Un'auto è piombata su 5 vetture in sosta. Nel terribile schianto sono rimaste ferite 4 persone. Alla guida della vettura c'era Alessandro Romeo, attaccante del Viareggio, e con lui erano presenti anche altri 2 giocatori bianconeri, il centrocampista Lorenzo Galassi, il centravanti Marco Rosafio, oltre ad un giovane calciatore del Trapani e alla fidanzata di Galassi. Sia Galassi che Rosafio sono rimasti illesi, mentre Romeo e gli altri 2 passeggeri sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso insieme ad una ragazza che stava passeggiando sul marciapiede, colpita al volto da alcuni frammenti delle auto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale di Camaiore, l'Audi condotta da Romeo stava percorrendo il viale Colombo in direzione Massa quando all'altezza del bar Arlecchino si è schiantata su 5 vetture in sosta. Giunti sul posto, gli agenti della municipale hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato del viale Colombo con deviazione del traffico. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale Versilia. Ci sono volute ben 2 ore prima che il viale fosse riaperto al transito. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118.